John Born, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Vi dico sta cosa, avevo già registrato il video per Kolarov. Cos'è successo? Semplicissimo, ragazzi, semplicissimo. Non avevo messo rec, sono proprio deficiente. Comunque, a parte ciò, Kolarov è un nuovo giocatore della Roma. Allora, io voglio partire da un presupposto, che è lo stesso comunque con cui poi è partito Andrea Talloni, il cantatore giallorosso. Se non l'avete ancora fatto, andate sul suo canale, parla di Roma. Per parlare di questo acquisto, ma è possibile che ci rode sempre il culo, sempre, per qualunque succede, qualunque cosa io voglio, romanisti, romanisti che non fate altro che rompere i coglioni, davanti a me, possibile, la mia domanda, tanto se sentite il rumore è perché Lodito sta parcheggiando l'aereo sopra casa mia, comunque, possibile che vi rode sempre il culo, sempre, c'è sempre una motivazione per rompere i coglioni, sempre, ora, al di là, madonna però, Lodito, muoviti, al di là, che Kolarov può piacere o non piacere? Va bene, ma allora prendiamo Marez, cioè stiamo cercando di prendere Marez. No, però Marez ha fatto solo una stagione buona. Non gli darei 18 milioni perché non è, insomma, non va bene. Non va bene. E se, poi titoli che fra l'altro non so veri. Se la Roma riesce a prendere Marez andrebbe su Usman Dembélé. Che Usman Dembélé, ragazzi, a Roma non viene manco se lo paghiamo il triplo di quello che guadagniamo. Eh no, ma Dembélé è troppo giovane, ma che ci fai con tutti questi giovani? Kolarov lo prendi per fare il terzino esperto, ma che ci fai a un vecchio? E prendi con Alon, 75 milioni, ma che ti serve 5 milioni con Alon? Che poi fra l'altro lasciamo sta Pellegrini 10 milioni. Se Sassuolo non ha insistito, che poi c'è la mare compra, non capiscono niente, e non va bene. Karsdorp, e Karsdorp, ma chi è sta pippa? E chi è sta pippa? E va bene. De Vrij 10 milioni e mezzo più Eva. La Gazzetta ha detto 23 perché la Gazzetta conta come operazioni separate e quindi bla bla bla. Una pippa, ragazzi, c'è una cosa che va bene. Una, non dico tanto, una, ragazzi. Ma io addirittura quando ci stanno i giornali. Voi ovviamente non lo sapete perché non state su Appaio, lo saprete per qualche altra vostra, per la vostra squadra se non siete romanisti, ma quando sono sulle pagine della Roma, sulle pagine della Roma, la gente condivide i post di siti stupidi che magari neanche esistono, che si chiamano tipo il romanista, Forza Roma, la, fai conto, e magari il titolo Roma ha quasi preso Icardi, che non è mai vero, e la gente sotto, ma che ce fai con Icardi che non si muove mai, è una pippa? Roma a un passo, dai, che poi sono tutte cazzate perché sono siti quelli là che le fanno solo per fare le news. Roma a un passo da che ne so, Hamsik, che poi non esiste mai. Hamsik c'ha 30 anni, ma che ci fa poi al Napoli? Non lo voglio, regà, regà, regà. Ma sapete, non lo so, pensare, mettere in moto il cervello. Comunque, parliamo di Kolarov. Innanzitutto, inizio così: Kolarov, giudichiamolo per quello che è il giocatore. Chi se ne frega, qualcuno no, l'ho vista, gli post su Facebook, c'ha avuto un passato alla Lazio. Sti cazzi, ma perché? Seriamente, raga, ma se io dico amici interisti o amici milanisti, partiamo dagli interisti, se domani vi si presenta sotto casa Fassone e vi dice te regalo un Romagnoli, gli dite no? Porca puttana, ma che è? Amici milanisti, se domani vi si presenta sotto casa Spalletti, Sabatini e tutta la brigata ausilio dell'Inter e vi dicono vi regalo Icardi, vi regalo, che ne so, un altro giocatore forte, Miranda, vi regalo João Mario, vi regalo, gli dici di no, vi regalo Perisic, gli dici di no, ecco, chi se ne frega che c'è avuto, a parte che poi qualcuno ha detto sì, ma lui 10 giorni fa ha detto io ritornerei alla Lazio, ci credo, stanno a mannaviare Manchester City, che deve fare? È ovvio che allunga un po' la lingua per leccare di qua e di là e cercare di prendere una squadra. Comunque, a parte ciò, ragazzi, è un terzino sinistro molto buono generalmente. Poi staremo a vedere che cosa farà a Roma. Viene al posto di Mario Rui. E per quello che mi ha dato Mario Rui, sia quando l'ho visto in campo, che non osa mai, sia per quanto riguarda il comportamento suo e della gente, non parlo degli infortuni, che però vabbè, lasciamo stare, insomma, della gente, attualmente fosse venuto Gobbi, sarebbe stato meglio di Mario Rui, per me, poi ovviamente a Napoli potrà fare benissimo, attenzione, però dico a Roma, sarebbe stato meglio di Mario Rui, quindi a me mi va benissimo che sia venuto Kolarov. Poi l'hai pagato in una cifra fra i 4 e i 6 milioni, si stanno limando i dettagli, ma comunque credo si andrà sui 6, e per me è pochissimo, perché ti prendi un giocatore esperto che sappia giocare bene a sinistra, che conosce la Serie A e che ti darà delle garanzie importanti in Champions League. Qualcuno dice, ma è vecchissimo, ragazzi, ha 31 anni, Mertens ce n'ha 30, ora non è
perché sto a fare paragoni. Higuain ce n'ha 30, mo c'ha 31 anni, è vecchissimo, non è giovane. Però se avessi pagato 15, 16, ti dicevo, ma che stai a fare? Ma se lo paghi tra i 4 e i 6 mi fa molto che molto bene. Poi può giocare a terzino, ala e difensore centrale. Quest'anno al Manchester City, non al Blackburn, al Manchester City ha giocato tutto l'anno titolare, ha fatto 40 presenze da difensore centrale. Qualche partita l'ha cannata, anche perché non è il suo ruolo, però non ha giocato malissimo. Poi diciamo anche che noi a sinistra il titolare lo abbiamo ed è Emerson Palmieri, ragazzi. Palmieri da lì non si schioda, ha fatto una stagione della Madonna e deve giocare titolare. Tornerà dopo l'infortunio, Kolarov gli terrà il posto caldo, gli terrà il suo posto caldo. Quando Palmieri tornerà, se Kolarov si sarà comportato benissimo e si lotterà nel posto, se avrà fatto leggermente schifo, giocherà Palmieri. Ma ricordiamoci anche che a noi a sinistra può giocare Moreno e Jesus. Moreno e Jesus non sono due giocatori che hanno quelle qualità che chiede Di Francesco, perché Di Francesco vorrebbe due terzini, cioè i terzini di spinta. Però comunque, in caso di problema, se Kolarov è un pippone clamoroso, diciamo anche che alla fine vai a mettere Jesus o vai a mettere appunto Moreno. A me sinceramente poi qualcuno mi ha detto, hai visto Jesus? A me mi è piaciuto tantissimo quest'anno Jesus, ragazzi, nel senso, tantissimo, ora non s'allaglia, però per quello che doveva dare, cioè essere un pippone clamoroso, il suo 6-6,5 per me lo ha ottenuto dalla stagione scorsa, ma ha dato una certa tranquillità. Ovviamente è quel giocatore che dici, vabbè, è andata bene, non è che dici è un fenomeno, però è andata bene, quindi sono contento. E tiene il posto a Palmieri. Poi ragazzi, non è che io di quello dico, cioè dovete capire questo, non è che se sono stati alla Lazio c'hanno la zella addosso, cioè questo è il fatto. Un conto fosse stato, che ne so, Di Canio, che ti ha insultato in tutte le lingue del mondo, se tu prendi Di Canio come allenatore per me sei un deficiente. Però in caso contrario, ragazzi, cioè in senso, se un giocatore ha giocato nella Lazio, se domani mi si presenta la Lazio a casa e mi dice, guarda, io ti do Keita Balde, che non lo prendi? Che dici, no, non lo prendo. Se dice ti do Felipe Anderson, che non lo prendo? Cioè se ti dice ti do Milinkovic Savic, che non lo prendo? Questo è, ragazzi, questo è. Poi diciamo anche che comunque è esperto, conosce la Serie A, ti dà una possibilità di mettere un terzino che conosce la Serie A, e poi è anche panchinaro. Diciamo comunque, per concludere, che ragazzi, noi colpi così li abbiamo già fatti, abbiamo preso Maicon, e senza Maicon quella stagione saremmo veramente andati a sbattere non so dove, perché è andata benissimo la stagione. Maicon ha fatto una stagione della Madonna, sia in fase difensiva che in fase offensiva, addirittura ne parlavano come uno dei migliori terzini della Serie A quell'anno, il primo anno. Poi avevamo preso Keita, Seydou Keita, che sinceramente ragazzi, io non so a voi, ma a me mi manca da morire. Abbiamo trovato un giocatore con le qualità più o meno di Keita in Wenger, però qualità molto più basse. Wenger stava qua, Keita stava qua, e Keita c'aveva 40 anni e 40, non 31, c'aveva tipo 34, 33, e Wenger stava qua e c'aveva 26 anni. Quindi Wenger era un discreto giocatore che però aveva quel fraseggio, quel possesso palla, quella tranquillità a centrocampo che nessuno ti dà, cioè che nessuno veramente ti dà. E Keita, ragazzi, l'hai preso, è un pippone, è finito. L'unico che veramente è andata male, e quindi va anche detto questo, è Ashley Cole. Però Ashley Cole, c'è da dire che veniva qua che aveva vinto tutto, Kolarov che ha vinto. Cioè un conto è cambiare squadra, venire magari in una squadra che comunque sia un giocatore che ha giocato in una squadra grande, ma comunque ha tanta voglia ancora, è un giocatore come Kolarov che comunque sia stato al Manchester City, ma non è che abbia vinto chissà che, c'ha tanta voglia di provare, di vincere, di giocare. E un'altra Ashley Cole che ha vinto tutto con il Chelsea, capitano, bandiera del Chelsea, cioè capitano no, bandiera del Chelsea, viene qua e sti cavoli, chi se ne frega. Cioè questo è Ashley Cole, è venuto a farsi la vacanza romana. Ora staremo a vedere Kolarov. Certo che tutto è aperto. Fra l'altro Kolarov, quando la Lazio si chinò all'Inter perdendo, cioè nel senso, i tifosi con gli striscioni, Kolarov disse, sta cosa a me mi fa schifo perché i nostri tifosi devono tifare noi e non l'Inter per non far vincere gli altri. E questo secondo me è anche da apprezzare. A parte questo, ragazzi, come voto do tra 6,5 e 7. Non mi voglio sbilanciare perché comunque l'ho detto, questi giocatori che vengono a me come profilo piace, e anche come, diciamo, come è stato acquistato. Perché se voi ci pensate, 6 milioni per un giocatore che ha 31 anni, quindi 2 anni ancora, 2-3 anni li può fare, fine 33, quindi 31-33 può farli molto bene. Bisogna vedere se esplode, però a Roma con la Lazio giocava veramente benissimo. Kolarov e Lichtsteiner sono due dei migliori terzini dell'era Lotito. Poi c'è da dire anche che comunque staremo a vedere, può essere che fa schifo, quindi il mio acquisto cala, cioè il mio voto cala a 4, può essere che invece fa benissimo, il mio voto va a 9, non lo so, adesso staremo a vedere. Comunque mi tengo su 6,5-7 perché non è un giocatore che hai preso a cavolo, cioè se tipo, poi ovviamente si parla anche di Barreca, per me non ce n'è bisogno, ma poi Barreca, ragazzi, è un po' come Palmieri, cioè Barreca mi piace tantissimo, però è giovane e deve esplodere. Palmieri pure è giovane, sta esplodendo, è già esploso la scorsa stagione, si deve confermare. Barreca anche si deve confermare, però Barreca lo va a pagare 18-19 milioni per Cairo. Sinceramente andrei a optare per qualcun altro. Fatemi sapere qui sotto che cosa ne pensate, come sempre vi lascio in descrizione anche il link del Maestro 2.0 che apprende i pronostici, è veramente bravissimo, calcio e NBA è molto molto bravo. È uscita la mia applicazione ufficiale sull'App Store, si chiama Sequolf, sul Play Store la trovate sia per iOS che per Android. Io vi ringrazio per la visione, boccialala, lasciate un mi piace se vi è piaciuto e ci vediamo ad un prossimo video.